Buongiorno e ben ritrovati per la nostra giornata di informazione qui su World News Web 24. Sono arrivate le prime dosi del vaccino Made in Italy all'Istituto Spallanzani di Roma e dal 24 agosto per un gruppo di una sessantina di persone potrà cominciare la sperimentazione. Il vaccino ha già superato i test preclinici. Intanto, per quanto riguarda la situazione dei dati del coronavirus in Puglia, la situazione è minore, anche se non bisogna abbassare la guardia. Intanto, i dati nazionali ieri hanno confermato ancora un aumento dei casi, che sono a 552 rispetto ai 459 di venerdì. Minori decessi, rimane stabile il numero per quanto riguarda le terapie intensive. Ma andiamo a sentire che cosa è successo per quanto riguarda i dati in Puglia ed anche nel vertice che si è tenuto a Bari tra i prefetti e il governatore regionale Emiliano.